Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo Mi alleno con... Showtime GP! Non avevo dubbi che sarebbe finita così, iniziata e finita così. Energy! La nostra vecchia conoscenza, abbiamo già lavorato insieme. Fratellone per me. E ho invitato GP perché uno, è un atleta della Madonna. Numero due, perché? Perché mi piace sfatare un po' questo mito del bodybuilding calisthenic, due discipline che si odiano, che non si amano, uno prende per il culo. No, non è vero. Io e lui abbiamo già lavorato insieme. Okay. Tra l'altro adesso vi diremo anche di un piccolo grande progetto che abbiamo, lo ufficializzeremo oggi. Spoiler! Assolutamente sì. E voglio far vedere e vorrei far vedere come è possibilissimo che due discipline che alla fine sono simili, perché si parla sempre di lavoro con i muscoli e di sollevamento, noi con i pesi, loro a corpo libero, ma sempre di lavoro muscolare si tratta, come sia assolutamente possibile che due discipline che tutti pensano che siano contrastanti in realtà non lo sono. Lui è qui oggi faremo braccia, perché abbiamo scelto quale gruppo muscolare prima, ha già fatto le gambe, abbiamo già fatto un altro video in cui facevamo un gruppo muscolare, il petto se non mi sbaglio. Scusa se ti interrompo, però se spaccate questo video di like come sapete fare voi ragazzi, giuro mi ci metto a fare gambe con lui, però dipende solo da voi, voglio almeno 50.000 like a questo video. Quindi per favore arrivateci perché... E giuro mi faccio spaccare le gambe dal fratello Presti e non avete mai visto un calistenico che si mette sotto a fare gambe durissimo, eh? Io non mi tiro indietro, ma dipende da voi. Più che altro non avete mai visto che sta zitto e con le gambe sicuro sta zitto al 100%. Ok. Quindi mi raccomando, 50.000? 50.000, fratello, 50.000 numero potente. 50.000 like, gambe, lo ammazzo. Ma... Non fare così, bro. Non parli per tre giorni. Mi rimane subito la parola, E lo spoiler che vi vogliamo dare riguarda appunto un progetto dove mischiamo proprio quello che abbiamo detto finora, quindi bodybuilding e calisthenic. Lo seguirò per la sua prima gara in una federazione natural. Ora, se lo ufficializziamo lo facciamo, perché ci prendiamo entrambi l'impegno, io come trainer, lui come atleta. Sarà sicuramente nel periodo primaverile, in modo che abbiamo un po' di tempo per poter lavorare insieme, nonostante lui abbia un fisico veramente pazzesco, e se lo dico io che... di fisici qualcuno ho visto perché è così, però comunque abbiamo bisogno di fare un'evoluzione perché lui ha un'ottima base, ma se vogliamo andare a gareggiare dobbiamo correggere il tiro su qualche aspetto, su qualche dettaglio. Come dico sempre ragazzi miei, se volete eccellere vi dovete far seguire dai migliori, goddamn. Ovviamente io non sono un bodybuilder e di conseguenza se voglio avere il risultato migliore mi devo far seguire dal migliore. Sono qua dal fratello per imparare, vedete ragazzi? No, che è qua. Io vi vorrei dire che se raggiungiamo i 50.000 like in questo video potrei anche fare qualcosa di calisthenic, ma siccome tengo la mia vita e tengo la mia reputazione non lo prometterò. Accontentatevi dell'allenamento di gambe. Andiamo, forza. Let's go bro, facciamolo. Anche un po' meno brother, se ti vuoi, se vogliamo fare un po' sex con i pesi. Insieme con i pesi, io con il peso, tu con il tuo l'altro peso, si può fare fratello. Tu hai dei problemi, un sacco, tante. We got too much energy ragazzi miei, poi ci piacciono, quando facciamo le cose le facciamo con passione, e quando ci sono le vibes giuste, per forza di cose, questo è il risultato, energy. Too much energy, adesso, tra 20 minuti, comunque, vediamo. Fratello, non c'è bisogno che mi spaventi in costantemente, ci devo, è fondamentale, è il mio mood. È il tuo mood? È il mio mood. Allora fratello, nel passaggio di allenamento che dovremmo fare per le gare facciamo tutto online brother, dietro un telefono, mi raccomando. Tutto in FaceTime. Esatto, va bene così. Allora, la routine che gli ho preparato è abbastanza particolare, non è una classica routine di braccia da bodybuilder. Lo è, ma nel senso, solitamente il bodybuilder fa o un lavoro completamente in superset, o un lavoro dove prima esaurisce i bicipiti e poi si dirige sui tricipiti o viceversa. Noi faremo un lavoro misto. Lui è abituato ad avere un tipo di tensione a livello muscolare continua dove la resistenza è fondamentale. Quindi io devo trovare una modalità per allenare le braccia che sciocchi la tua muscolatura che è abituata a un certo tipo di stimolo e devo darne un altro, ok? Quindi ci sarà una differenziazione di un esercizio per i bicipiti, 2/3 serie, passiamo ai tricipiti, 2-3 serie, torniamo sui bicipiti, 2-3 serie,
tricipiti, due o tre serie, vediamo come stai, poi ci sarà uno o due esercizi in superset. Mm-hmm. La modalità, anche dal punto di vista del carico e del numero delle ripetizioni, cambia. Mm-hmm. I primi esercizi dove tu hai ancora energia, basse ripetizioni, alto carico. Okay. In maniera tale che diamo uno shock potente subito. Da lì in poi, se vediamo che le braccia cominciano a essere stanche, lavoriamo più sulla tecnica esecutiva e sul numero di ripetizioni più alte, conseguentemente un carico più basso. Okay? Qui adesso si è già scaldato, quindi il primo esercizio che sarà un curl con bilanciere sagomato. Sagomato perché? Perché a livello tendino-legamentoso, a volte la completa supinazione della mano può essere fastidiosa. Mm-hmm. Se invece si tiene un angolo di lavoro leggermente diverso, quindi più verso l'impugnatura a martello, il lavoro sul bicipite è praticamente uguale, ma si salvaguarda un pochino di più quello che è l'aspetto più che articolare tendineo. Sì, okay? Sì, ma l'ho sentito infatti. Riusciamo a caricare di più e a rischiare molto meno di farci male. Io mi voglio proprio concentrare sul carico con lui nel primo esercizio, quindi dal momento che lui comincerà a far fatica e alla terza, quarta ripetizione comincerà a cittare leggermente, io non lo fermerò. Lascerò che lui citti un attimo e sarò io a togliergli quel poco di carico che gli permette di fare un'esecuzione corretta. Vabbè. Ogni ripetizione pigliati tempo, quindi non è un lavoro continuo, questo l'abbiamo fatto nel riscaldamento, ma è uno e torno, due, torno. Anche perché se carichi al massimo come vuoi fare, quanto fai tu di devo solito? Recuperare. Vedi qua devo essere un po' furbetto, se dico il carico troppo alto poi mi bastona, quindi no, andiamo no, basso. No, sto kamikaze. Sono smart boy. Ok, fratello, allora diciamo, registrato da video, guarda, non ridere, 75 kg, ma... 75 kg? Ma non col manubrio singolo. No, no, bilanciera. Sì, sì, sì. 75. Fratello, guarda che mica stai parlando con l'ultimo, goddamn, oh! Mi sta sottovalutando, guarda che in quel caso lì sì che posso tirar fuori le unghie. No, eh? Ma io sono felice se tu ti spacchi in due. Allora, lui ha dichiarato 75, io perché sono un'anima buona ne prenderò 50. E voi direte, perché quello dritto sento che fa quello sagomato? Perché siccome mi hai accusato che non faccio un cazzo oggi. Ok. Ah, ok. Ah, ma così a freddo, easy. Ah, ah, ah. Come se non quindi, dovessi andare al Mister Olimpia, eh? Quindi, se non lo fai, ti faccio un culo così adesso. Hai visto, ragazzi? È quello che io stavo dicendo prima. Bisogna volare basso. Questo non è una di quelle persone con cui puoi allargare troppo. Spostati. Sheesh. Let's go. Facciamolo. Allora, cos'è che hai detto? 6-8 ripetizioni. 6-8 ripetizioni. Posizione di prima? Sì. Se vedi che a un certo punto non vengono, sì. Tu cerca poi pure di cittare un pochettino. Sì. Arrivo io a darti una mano, ok? Okay? Questo deve essere volutamente pesante perché deve scioccarti. Quindi devo far finta che siano pesanti? Oh, mi piace sfidarlo, ragazzi. Se voi non lo sapete. Lasciamo stare. Mi sta venendo voglia di allenarmi. Dai, vai. Vado, fratello. Questa è impugnatura. Concentrato, sì. Guarda me, mm-hmm. Via, su, uno, bravissimo, questo è il ritmo, due, tre, sì, quattro, forza, sono otto e ci stanno, cinque, bravo, non preoccuparti se citti un po', sei, sì, sette, forza, stop, basta, ok. Lo so, l'altra volta mi hai detto che ti devo guardare dritto negli occhi. Perché? Perché è una sfida! È un fight. Mi ricordo tutto! Mi ricordo tutto! Che io sono il bastardo che devi battere. Io. Ok, lo so, mi ricordo tutto. Tu pensi sempre che io ne ho fatte due in più di quelle che ne fai tu al massimo. Che tra l'altro è vero. Solo due? Che miseria. Umile il fratello. Guardian! Non so questa perché... è challenge crazy, ragazzi, io non l'ho mai provata. E io ho chiesto al fratellone se me la fa vedere dal vivo, perché la roba qua è heavy. Facci vedere un po', fratello. Braccio teso, che se no è fake. No, ma tranquillo. Quante ne vuoi, vecchio? Sheesh! Brother, stai attento che lì ci sta il condotto 5, dell'aria, 6, 7, 8. C'ha la testa come la mia spalla. Cioè, no, la sua spalla è come la mia perché testa. Mi sfidi, perché mi sfidi, Cristo? Brother, ci sta per forza, sei un super atleta, guarda, mi gaso pure io, no? Ah. Oh, ma facci provare pure a me, fate. Vai. Guarda che mi caso pure io, brother.
anche se magari ne la faccio, però mi caso lo stesso. Com'è che fu? Oh shit. Forza. Oh Cristo santo. Epic fake, adesso, questa roba è heavy. Sheesh, la quality ha scappato, porca miseria, mi sa che anche, neanche con due braccia ce la faccio. Sheesh. C'è un'altra con due braccia ce la faccio per forza. Porco cane, stavo avendo qualche dubbio. C'è un'altra fighissima, poi basta. Bro, sei troppo forte, porca miseria. Quelle cazzate. Grandioso, eh. Questa però non ce la faccio neanche io. Questa è viral 100%. Shit, cazzo. Ah, la tiri così? Io l'ho fatto senza il peso. Cazzo. È pesante la roba, oh. Questa è veramente una merda. Il problema è che quello gira pure, eh? No, non ce la faccio. Questo è tosto, eh. Io l'ho fatto senza questo e già stava. Seconda serie, come prima. Ci provo. Guarda sempre, forza. Via. Scendi, butta fuori l'aria, apnea. Tre. E butta fuori. Bravissimo, bravissimo. Sono tutte e due comode. Cinque. Sei. Sì. Forza. 7, arriviamo giusti. Stop, basta. Passo giù pure, mollo. Allora, anche se il peso non era proprio il massimale, va bene. Va bene? Cazzo, ancora il fiatone da prima. Sono vecchio. Io faccio i pesi in luce al fiatone. Sono proprio anziano, cazzo. Frode, ma tu di che anno sei? 87. Minchia, comunque non l'avrei mai detto, eh. Sì. In che senso? Che sei essere 87, fate, ti metto il mio coetaneo, 92 come minimo. Che bastardi, no. Sti ragazzini di merda. Porca puttana. Cazzo! Ah, mi fa sembrare un cucciolo, sti ragazzini! Sti ragazzini. Vabbè, ti ringrazio, fratello, meglio che vecchio. Stai attento che c'ho la lingua lunga io, eh! Seconda, non è arrivato al limite, ok, però. Allora a questo punto svilupperemo l'allenamento più su una tipo su una varietà di esercizi più ampia. Quindi bruciarlo adesso era inutile, il carico comunque era impegnativo perché l'ha sentito. Certo che l'ho sentito, fratello. Però se giustamente su massimale era 75 e 50 kg sono impegnativi ma non estremi. Adesso faremo poi la terza serie e con la terza serie secondo me arriverà a essere abbastanza più cotto. Forza! Ultima! Up! No, stop. Terza andata, passiamo al tricipite. Tu French press le fai? Mal di sì, gomiti? Un pochino. Infatti immaginavo. Sì, sì. Andiamo su questa allora, che c'è anche la luce e riusciamo a vedere meglio. Vai. Un bel esercizio alternativo se qualcuno ha il mal di gomito, come nel mio caso. Io i gomiti fottuti entrambi. Sì? Vabbè, più spingi hard i gomiti, quelli, eh. Il secondo esercizio passiamo sui tricipiti. Ho chiesto prima a GP come. Che feeling aveva con certi esercizi perché volevo fargli fare una French press ma come me ha dei piccoli problemi al gomito, quindi se voglio trovare una stimolazione che si basi su un alto carico, le dip, quindi un lavoro in spinta, sono ottime. Le dip che lui fa. All'altro richiama un po' di quello che è l'allenamento al corpo. Esatto, lui fa quotidianamente, quindi è sicuramente abituato, sicuramente molto forte. La macchina solitamente viene utilizzata in questo modo. Io la personalizzo, quindi la utilizzeremo girati al contrario. Il lavoro sarà banalmente quello di spinta, dove questa parte della mano sarà l'unico punto di spinta e coinciderà con la piega dell'impugnatura. Ok? Qua sei sicuro che hai l'allineamento perfetto, la spinta perfetta per sentire i tricipiti. Sentirei un po' anche i pettorali, lo sai, quando fai le dip anche i pettorali e le spalle le senti leggermente. Qua sono sicuro di poterti far utilizzare un alto carico senza rompere le palle e i gomiti. Sì. Ok? Per me, 3 pizze a 20 per lato riesce a farle comode. Quindi le prendiamo da qua. Guarda, comunque anche qui, questo è un esercizio buono per me. E gli va bene che lo si sta allenando con me, perché altrimenti qua fa pochi, eh? Allora, qual è che peso che hai messo, fratello? Questo? No, sono diverso. 20. Cazzo, scusami, bro. Tu parti. Pardon. Oh.
qua, tutti a prezzi differenti. Lascia, lascia, ne mancano due da 20. Quanti chili sono? 120. Questo pesa più di me, mi devi spingere tu giù. Esatto, come me vecchio. Infatti. Il posizionamento è... Sì. Buttati indietro con le gambe. Lascia andare indietro, bravissimo. Sì. Il culo lo blocchi sotto il cuscino qua. Proprio qua c'è il blocco, le gambe buttale proprio indietro. Sì. Bravissimo. E questo. Il palmo, lascia, spinge qua. Quindi questa parte deve spingere qua. Posizionati come prima. Io ti do l'invito. Il gluteo appoggiato qua ti bloccherà giù in modo che non sali. 3, 2, 1. Aspetta, 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 aspetta. E poi in che posizione vado, scusa? Rimani, mi devo sedere? No, rimani così. Ma tu sul serio? Certo, perché ti fa da contrappeso. Cazzo, questa è la prima volta che faccio questo esercizio. Strano, eh? Il io piede non lì dietro, così. Appoggialo sul telaio. Ok. Bravissimo, bravissimo. 3, 2, 1, vai. Ok. Ok. Shit, io volo qua, eh? No, no, bloccati, non preoccuparti, vai via. Piega, 1, sì, 2, sì, 3, 4, 5. Non so come cavolo agganciarmi, 6, ragazzi. 7. Allora, guarda. Questa è buona, quanto bene facciamo due. Da qua il posizionamento è questo. Tu sei proprio qua sotto. Quando lui scende, sei bloccato col culo dietro. Ma si vede che c'ho il culetto troppo piccolo allora, fratello. No, è che non ti piace avere un palo in culo, devi stare più attaccato. Ah, ecco, infatti, non sono abituato. Invece io sì, purtroppo, c'ho proprio l'anno sfondato. Porco cane, è duro, eh? No, perché il peso, mai, mai il peso non è tanto. Okay. Il peso lo porti via tranquillo. Se fai, se con le braccia hai fatto quello e tutte le dip che fai, questo è quasi facile. Il problema su questo sarebbe trovarti un carico realmente difficile perché si ti spara su, perché non riesci a fermarti giù. Ma questo esercizio, bro, è la prima volta che lo vedo, proprio. Non l'hai mai fatto? Mai mai? Mai fatto. Cioè, sembra una panca all'incontrario. E questo è salvato i gomiti. È l'unico tricipite dove riesco a mettere tanto peso e non mi fa male i gomiti. Perché per me le French press adesso sono proprio out. Qualsiasi peso metto su una French press non ce la faccio. Anche una panca piena a gomiti stretti, che comunque lavori sui tricipiti, non ce la faccio. Perché neanche così simile al dip, perché il dip sei più verticale, capito? Sì. Qua sei un pochino più sbilanciato per quello che devo assimilare. Infatti questa la teniamo come prova. Adesso andiamo, vai. Trova la tua stabilità, ma te ne accorgi proprio che sei bloccato a un certo punto. Questo si muove, non si può bloccare? Questo si può proprio togliere. Se si toglie, come spingo? Ah, così va bene se spingo così? Io i piedi, portali giù le punte. Uh-huh. Guarda, la punta giù ma il tallone sul telaio. Punta giù, tallone sul telaio. Esatto. Ah, ok. Ok. Adesso spianati proprio in giù. Più avanti. Bravo, ok, oh, vedi, bravissimo. Ok. Vai, sì, 2, 3, piano, 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 controlla, 4, 5, 6, 7, 8, 10 con i tricipiti, 9, 10, stop, hai già trovato la posizione. Okay. Questa è la posizione perfetta. Non riesci a salire perché ti fai da blocco. Sì, sì, sì. E sì, vai, sì. Come ti ho detto, il peso non era pesante. Devo soltanto capire la postazione. La prossima la facciamo con i gomiti leggermente più chiusi. Ok. Perché più tu apri i gomiti... più senti il petto. Esattamente. Quindi i gomiti più chiusi isoleremo sui tricipiti. Anche se il tricipite si sentiva, beh, perché... Comunque spingi con quello. Sì, sì, sì. Cioè sì. L'intervento del pettorale ce l'hai, ma spingi con quello. Quindi chiudiamo i gomiti e altre due, ok? Ha spaccato questo macchinario, ragazzi, prima volta, eh? Questo veramente mi ha salvato. Se no è impossibile per me. È assurdo, eh? Non ho sentito se le faccio, niente a livello di dolore. Se le faccio corpo libero non ce la faccio. È vero. Male pesante. Anch'io. Infatti quando tu mi hai detto di fare dip, ho detto anche quelli un po' mi fanno male. Perché così... Fai fatica, ti fa sì, più sì, male. Sì. Tanto tu tutto il corpo libero che fai, che non hai controllo, sei tutto rotto. Ma sicuro al 100%. Ma male pure qui, hai capito? Poi tu mi ricevi, ho detto... Con tutti gli appoggi che hai. Lascia stare. Poi, spalle? Spalle stanno bene. Toccati, domani rotto. Sì, sì. Grazie, grazie, presto. Domani non l'alleno perché tanto l'ho fatto stamattina. Stamattina insieme alle gambe, alle braccia, no, al petto. Le gambe l'ho fatte nel pomeriggio. Sarà un'impresa difficilissima, ragazzi. Sarà veramente difficile. Ragazzi miei. Sarà troppo difficile. Chi dorme prende solo il pesce. Quindi bisogna allenarsi duro. Perché? Perché? Seconda. Let's go.
ricordati, il primo lo fai con me e poi tieni i gomiti stretti, più stretti che puoi. Via, giù, vai, ok, stretti, bravo, perfetto, questo è perfetto. Due, questo li sentirei tre volte tanto i tricipiti. Quattro, cinque, sei, sette, dieci, otto, sì, nove, dieci, ottimo. Duro, goddamn! Vai. La situazione sta heavy. Sensazione? Mi piace, duro, duro, duro. Infatti, ho sentito tutto. Infatti di aver alternato, lui comunque avrà ancora del pump sui bicipiti. Alternando con i tricipiti, la parte anteriore sta a riposo, ma ancora pump. I tricipiti picchiano, automaticamente lui sente una sensazione di pienezza forte sul braccio. Quando poi torniamo ancora sui bicipiti, li avrà freschi, perché? Perché qui lavorano zero. Posso dedicare ancora a loro. Questa è l'ultima serie del secondo esercizio, primo dei tricipiti. Vai. E non mai di più? No. Come fanno? Vai. Vai. Forza, forza. Devi cominciare a far proprio bruciare, a far proprio fatica. Devi sentire i tricipiti che scoppiano. Poi arrivo io che ti rompo il culo se non lo finisci. Perché questa è una sfida tra me e te. Non tra te e i tricipiti. Forza, forza, forza. Quattro, forza. Tre, forza. Due, forza, l'ultima. Bel lavoro. Questo non ci vuole anche alzare le braccia, raga. Situazione heavy. Sto facendo spingere duro. Lo dico la verità, però lo mi stimola a spingere duro. Quando, lo dico sempre, non devo neanche ripeterlo. Hai piacere con i più forti, goddamn! Cazzo faccio, quello lì scarso. No, devo al massimo. Ok. Male che va! Ci abbiamo provato. Non che va niente. Bravo, eh. Ormai siamo fratelli, io. Mi chiude pure le frasi. Torniamo sui bicipiti. I bicipiti li ha cotti abbastanza. L'ultima sera è stata veramente impegnativa. Quindi cambiamo, sfruttiamo il gruppo muscolare che abbiamo fatto all'inizio, che adesso deve essere riposato. Teniamo sui bicipiti. Siccome io credo tantissimo in questo ragazzo, ho visto che ho deciso di prepararlo, e oggi sarà un test per vedere con chi è che avrò a che fare i prossimi allenamenti, lascerò che sia lui a decidere il carico. Porca miseria, vedi, questo è quello che dico prima, vedi che poi se mi metto in queste condizioni io devo tirare al massimo, no? Tu lo sai già, no? Che non lo sai, so. Quanto che... mettiamo? Fratello! Olin, ragazzi, sempre. L'esercizio lo conosce, anche qua, se dovesse cominciare a cittare io col cavo posso dargli una mano. Deve fare 6/8, tutto quello che ha, tutto quello che riesce. Col bilanciere prima sono stato magnanimo, perché? Perché essendo anche un lavoro a corpo libero, primo non lo conosco, ok, devo portarlo al limite, ma comunque lui è un atleta, ha una sua carriera, comincerà questa avventura con me, ma un suo sport, non posso permettermi, non mi perdonerei mai il fatto che mi dica Andre mi sono fatto male. Adesso è caldo, adesso è pronto, qui con i cavi sicuramente c'è meno rischio rispetto a un bilanciere libero, qua voglio proprio arrivare alla morte. 6-8 ripetizioni, GP, veramente... Come dividere tutto. Va bene. Ok. E la postura qua, easy così? Quella classica. Da qui parto e porto verso di me. Va bene. Come ti sei messo prima, che eri anche quasi sbilanciato dietro, non è sbagliato, perché l'importante è che ci sia trazione dal primo centimetro fino a quando arrivi. Sollevi un po' il gomito, non me ne frega un cazzo. Non devi solo sbattere. Come prima, ogni ripetizione è unica e al 100%. Boom. Boom. Ok? Qua è uno shock. Qua veramente, qua ti voglio portare al limite. 6-8, okay. Shish. We go heavy. Guarda. Forza. Uno. Via. Due. Via. Tre. Sì. Forza. Quattro. Mancano quattro. Via. Cinque. Forza. 6, forza, 7, 8, questo che volevo, esatto, bravo vecchio, questo che volevo, questo è l'intensità che voglio io se vogliamo dare un vero shock al muscolo,
ripeto, su un soggetto come lui che è abituato a una resistenza alta, perché questo si appende con un braccio e fa le trazioni. Io devo trovare un modo per scioccarlo. Modalità differenti, carico importante e gestione dell'esecuzione che deve essere non completamente senza senso, perché se cominciasse a portare indietro i gomiti o veramente lanciarsi indietro non avrebbe un senso caricare così tanto. Ma se notate, anche se ha fatto qualche compenso, il carico, la tensione continua c'erano. Mm-hmm. Infatti tu hai sentito solo bicipiti, 100%. E poi ti dico la verità, ho cercato di essere più qualitativo possibile. No, no, ma l'esecuzione era perfetta. L'esecuzione è veramente perfetta. Ci ho provato. Anche perché io sono qua apposta, cioè io non devo solo urlargli in faccia. Ok, va bene, certo, devo motivarlo, devo tenerlo sotto. Infatti notate che a un certo punto l'allenamento non può non diventare serio. E questo è necessario se si vuole avere un risultato. Io oggi la prendo già come la prima sessione verso il nostro percorso. Quindi ci sta la battuta, ci sta tutto. Siamo qua perché comunque lui è una delle poche persone con cui mi sono allenato, con cui mi diverto davvero, perché mi sono anche allenato con lui. È difficile che mi alleni con qualcuno, lo sapete, chi mi segue lo sa, è molto difficile, perché lui dosa. Quando sa che può scherzare, scherza, però poi uno che spinge, spinge vero. Perché qua c'è tutto un pacco pesi pieno di una Life Fitness. Chi ha questa macchina qua a casa sa che non sono cazzate a sollevare questo 8 volte come l'ha fatto lui. Quindi a me va benissimo che uno ride e scherza, se però poi fa come lui, spinge. Se venite qua o pensate, come tanti mi chiedono, Andrea mi alleni per cazzeggiare, per fare il video, avete sbagliato persona. Ma no, anche perché, scusa se ti interrompo fratello, sarei io stupido se non sono qua a cogliere il più possibile. Cioè vedi che qua io sto chiedendo impostazioni eccetera eccetera, perché qua io sono qui per imparare anche in questo caso, capito? Il fratello mastica questo tutti i giorni, quindi i trucchi del mestiere che sa lui, Gaddeo, li sanno in pochi. E quello è il vero succo, ragazzi, capito? Quindi sono qua, si scherza per avere le vibes giuste. Esatto. Però sono qua per imparare, Gaddeo. Anzi, io nel corso degli anni mi sono anche abituato a essere un po' più leggero, perché mi sono accorto che se l'allenamento rimane in modalità intensa ma un po' più leggero, perché io ero uno che quando si allenava, tempo addietro non parlavo. Cioè parlare per me era un disonore rispetto all'allenamento. Sono io che sono cambiato, perché lui nella sua modalità, se spinge come sta facendo e ha i risultati, e va benissimo. Però, quando si parla di masse muscolari del genere, quando si parla di carichi del genere, la testa deve essere qua. Perché se la testa non è qua, ci si fa veramente male. Non è questione non mi crescono i bicipiti o il video esce male. No, mi si stacca un bicipite e tocchiamo tutto ferro. Attenzione, non è un gioco. E qua si sta preparando una gara, perché ripeto, per me, se io mi prendo un impegno, chi mi segue sa che io seguo pochissimi atleti, se mi prendo un impegno è perché voglio portarlo in fondo. Con o senza telecamera, lui deve arrivare a quella gara nella sua miglior condizione possibile. Se arriviamo anche solo a un 3% in meno di quello che avremmo potuto fare, perché ci siamo persi, no, abbiamo fallito. Vince la gara, ma è al 97%, non al 100%. Avremmo vinto la gara, ma io l'abbiamo fallito. Lui deve arrivare al 100%. Se sarà sul 100%, dovesse arrivare anche quinto, io da preparatore sono contento. Cerchiamo di fare la differenza. Lui deve arrivare nella migliore condizione possibile delle sue potenzialità. E siccome di potenzialità qua ce ne sono tante, è una grossa responsabilità per me come trainer, è una grossa rottura di cazzo per lui, perché deve spingere. Porca miseria. Forza. Let's go, durissimo. Sempre 6-8 per te. Come prima. Mi raccomando, eh. Mm-hmm. Uno, sì. Due. Prendi sempre me come riferimento, sono sempre io il tuo riferimento. Dalla faccia che ho io, dall'espressione che ho io, sai quanto devi spaccarti in due. Forza! 5, sì. 6, sì. 7, sì. Una sola. Perfetto, questo è il limite che voglio io. Questo è il limite che voglio io, questo esatto, questo qua. Poi possiamo fare quello che volete, ma se uno si allena così, allora merita di stare qua, ma non perché qua sia un posto dove, oddio, vado in Venom a allenarmi da presti solo se sono un fenomeno. No, qua si possono allenare tutti. Si può allenare anche il ragazzino che ha cominciato ieri, l'importante è che però mi dia questo. Perché tutti eravamo ragazzini, e il percorso che abbiamo fatto ci ha portato a essere chi siamo poi. Per me una persona merita attenzione, merita di essere seguita. Non in funzione di quanti chili mette,
ma in funzione dell'approccio mentale che ha. Tu puoi essere un ragazzino che ha cominciato ieri a venire in palestra, che solleva 3 kg per parte, e se quei 3 kg sono veramente il tuo massimo e tu ti stai ammazzando e impegnando al 100% per sollevarli, tu da me avrai un rispetto che non immagini, anche se usi 3 kg. Molto più di magari uno che utilizza 40 kg per parte, ci gioca perché è molto forte, al posto di utilizzarne 60. Chiaro. Non è il peso che utilizzate che dà valore a ciò che state facendo, ma è l'atteggiamento con cui lo fate. Poco peso, ma è il vostro massimo e vi state veramente cavando la vita per farlo, avrete sempre il mio rispetto. Sempre. Go hard or go home, no? Come dicono. Ah, damn. Secondo esercizio di tricipiti e quarto esercizio complessivo. French press, non col bilanciere per il motivo che vi ho spiegato prima, ma al cavo alto. Abbiamo visto insieme l'esecuzione. GP era abituato a fare un'esecuzione più standard dove teneva il gomito leggermente più chiuso e portava l'estensione solo in direzione, in un'unica direzione senza ruotare l'avambraccio. Noi invece partiremo col gomito leggermente più alto in maniera tale che creiamo uno stretch iniziale costante nella zona del quadricipite, tricipite, per poi andare a ruotare verso l'esterno in fase finale. Testiamo carico, ok? Anche perché, vedi, questo qui è un esercizio che richiama anche qui, vedi? Questa è la chiave di quello che volevamo dire all'inizio del video, guarda, avete visto lì? Abbiamo fatto il dip, che era simile all'esercizio che si fa a corpo libero. Questo qui è simile a questo. Guardate qui. Adesso andremo a fare questo altro esercizio. Infatti chi dice che sono due sport che non c'entrano un cazzo uno con l'altro veramente non capisce nulla. Queste guerre senza senso non hanno veramente senso. Porco cane qua ragazzi, dopo 3, heavy. 2, 1, vai, la fase iniziale. Bloccati, bilanciati, via. 1, 2, la stabilità te la do io. 3, bravissimo. 4, non lanciarlo, non lanciarlo, controllalo. 5, sì, la stabilità te la do io, tu pensa al movimento. 6, forza. 7, sì, sempre 10 per i tricipiti. 8, 2, forza. 9, sì. L'ultima, dai. Ok, buono. Perfetto. La fase iniziale è difficile perché devi controbilanciare. Quindi io gli do la stabilità bloccandolo sulla schiena e dandogli la mano a portare giù il carico. E poi il lavoro che fa col tricipite invece è tutto suo. Ok? Spaccato. Sensazioni, gomiti? No, niente. No. Qua il gomito è difficile che ti faccia male. Molto, molto difficile. Poi quando hai messo la mano sulla schiena, lì mi sono sentito molto più comfort, riuscito a isolare molto di più il movimento e a concentrarmi proprio sul tricipite. Anche qua il ruolo è esempio dello spotter. Ma è giusto non allenarsi con lo spotter? Sì, però lo spotter deve essere in grado di capire che cosa serve e deve farlo anche velocemente. Cioè se io qua so che lui, perché l'ho provato, quindi uno spotter che vale qualcosa deve essere uno spotter che si allena, che sa cosa vuol dire allenarsi. Chiaro che io so che quando faccio una French press la parte difficile è il bilanciamento, devo anticiparlo, non posso arrivare con la mano alla quinta ripetizione e gli faccio fare 5 fatte male, devo arrivare subito. Quindi quando mi chiedete Andrea ma utilizzare uno spotter, allenarsi con qualcuno, dà un valore aggiunto o no? Sì, se quello con cui vi allenate è un pochino sveglio, se quello con cui vi allenate è una persona che si allena e sa quello che state facendo, se no meglio allenarsi da soli con una piastra in meno. Ok. Questo è il Vangelo del bodybuilding. Ti piace? Vangelo? Vangelo? Vangelo. E questa quindi è la Mecca. No, cazzo c'entra la Mecca col Vangelo? Niente, però va bene uguale. Ecco, sono un grande esperto di religione. Grandissimo. Mi sa che tu la balzavi, fratello, eh? Leggermente. Passiamo seconda serie, forza. Vai, duro. Te lo porto giù io e poi blocchiamo. 3, 2, 1, vai, ok? Bloccati, solo tricipiti, via. 10, come prima, questa è perfetta. Vai GP, forza. 2, sì. Via. 3. Bravo. 4, sì. Non compensare, ci sono io, via. 5, perfetto, siamo a metà, giro di boa. Forza. Qua salta fuori l'ego, eh. Qua salta fuori l'ego, non puoi mollarmi. Non puoi mollarmi, abbiamo una gara da fare. C'è una gara che ci aspetta. Non esiste il terzo, non esiste il secondo, solo la vittoria esiste. Forza ancora 2. Forza! Ultima! E spacchiamo sto palo. Le stelline, oh! Per la sberla, mamma mia. Per la sberla o per l'esercizio? Ho preso un po' per tutte e due. Mi
abbiamo finito la parte con i grossi carichi e le ripetizioni medio-basse. Super set, ok? Facciamo un push down classico con barra curva, alternato in super set senza recupero con un curl dal basso con la corda. Quindi bicipiti, tricipiti in super set, grande pump, e siccome il vecchio oggi fa bodybuilding, il bodybuilding, come dicono tutti, è uno sport di esibizionisti, cavati sta maglia. Sarebbe anche ora. È arrivato il momento gay. Facciamole! Non mi passano più le braccia, ragazzi, perché... Questo è un buon segno. Me la sono messa quando ero secco e adesso sto giga, ragazzi. Guarda che po'. A livello esecutivo staremo sulle 12-15 ripetizioni e come piccola aggiunta come tecnica di intensità, un secondo picco di contrazione. Quindi nei tricipiti quando estendo contraggo più che posso per un secondo e poi torno. Nei bicipiti in flessione contraggo più che posso e poi lascio andare, ok? Dovrebbe darti una sensazione di veramente pump grosso. I carichi sono bassi, quindi a livello articolare non sente nulla. Siamo sui cavi, siamo ancora più in sicurezza. Questo è un finisher che vedremo se fare questo e poi un altro in funzione di come stai o solo questo, per darti veramente tanto tanto pump, ok? Va bene. Quindi tricipite duro qua 35 e poi bicipite... 28, ci sta. Va bene. Facciamolo. Picco di contrazione un secondo, eh. Vai, 3, 2, 1, vai. Piedi pari. Come prima, vai a sbalzo, come ti ho detto. Chiudi i gomiti e lavora, via. Un secondo pieno, bravo. 2, sì. 3, quando cominci a far fatica, non compensare, non scompensare con nulla, non scomporti, arrivo io. Forza. Quando subentra le tecniche di intensità, che molti dicono che non servono a nulla, che forse sono quelli che dicono che non servono a nulla, che loro non servono a nulla, subentra un fattore mentale importante. Devi stare concentrato, perché? Perché senti un bruciore potente, il tuo cervello, come sente questa sensazione, fa subentrare il dolore che ti dice, ok, è arrivato male, devo mollare. No, tu non devi mollare, perché quando arriva il dolore vuol dire che sta funzionando. Quando arriva il dolore vuol dire che funziona, che si sta crescendo. Ancora uno, ancora uno. Un secondo pieno, stop, basta. Via subito, senza riposare. Bloccati qua, piedi leggermente più stretti. Lo porti verso uno e tengo, bravissimo. Questo è il lavoro, c'è perfetto. Ok, due, sì. Devono scoppiare queste braccia, vecchio. Se non scoppiano abbiamo sbagliato qualcosa. 5, blocca 1, via. 6, blocca 1, dai, 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 forza. 7, sì, anche qua. Adesso il cervello ti dice di no, ma tu con la testa devi dire di sì. Perché è così che funziona, è così che si migliora. Forza! Forza, 2 ancora. 1001, forza! Stop, bravo. Ottimo lavoro. E siccome questa è una diatriba lunghissima, che io dico che bisogna arrivare a sentire dolore, bisogna imparare a soffrire, bisogna capire che la sofferenza è una parte fondamentale dell'allenamento, lo sto dicendo perché lui è un obiettivo importante. Non esiste uno sportivo al mondo, uno, addirittura Roberto Baggio, che è buddista, in una delle sue ultime conferenze parla di sofferenza. La sofferenza esiste, ragazzi. Per lui, che è un atleta di alto livello, arrivare così, arrivare all'ultima urlando perché sei allo stremo. Per la Shura Maria, che non ha mai fatto il tapis roulant e sono 30 anni che sta a casa e non si muove. Quindi andare su quell'attrezzo lì che si chiama tapis roulant, mettere 3 km all'ora di velocità, far fatica e con l'obiettivo, la volta di metterne 3.5. Proporzionalmente al suo livello, raggiungerà anche lei la sensazione della fatica. Se c'è fatica, c'è per forza anche un po' di sofferenza. Se c'è sofferenza, c'è la volontà di migliorare. Ma se appena arrivo a avere un po' il fiatone, andare in affanno, o arrivo a sentire un po' di dolore, mollo. Ragazzi, state a casa. Ma veramente state a casa. Oppure pagate l'abbonamento in palestra, venite, passate il tempo, lo potete passare qua, come al centro commerciale, come al bar. Non rompete le palle quando parlo di sofferenza,
non rompete le palle quando dico dovete imparare a conviverci, perché sempre a livelli, sempre a gradi, in relazione a chi siete, a che obiettivo avete, al vostro storico, in palestra, se vuoi fare uno step in più, devi imparare a soffrire, devi ricercare la sofferenza e godere di essa. Ed è così, punto. Il fratello non cappa mai, cade, e io ci tengo a dire che la sofferenza ti migliora anche nella vita, ok? Perché se tu riesci a superare quel gap lì di sofferenza, diventerai più forte. Saprai che cosa devi evitare, Jansen. Sai che cos'è la merda? Quindi stai lontano. Ditemi un imprenditore di successo che non parla di sofferenza nel suo percorso. Una qualsiasi persona che nel suo ambito ha raggiunto un livello importante. Tutti parlano di sofferenza. Però se ne parla uno che fa bodybuilding, per qualsiasi strano motivo, no, ma stai promuovendo una metodica di sport, una tipologia di sport dannosa, una tipologia di sport, una disciplina che va... È disciplina, non è siete, la vita, è uguale. Siete voi che state proponendo qualcosa che non esiste. E più continuiamo a nasconderci dicendo che no, il bodybuilding si può fare anche senza sentire dolore, no, il bodybuilding si può fare mezz'ora al giorno, no, il bodybuilding si può fare anche quasi non andando in palestra adesso, state rovinando questo sport, lo state demolendo. Chiedete a lui che fa calisthenic, se quando fanno i loro allenamenti, il loro insegnante loro dice no, ma oggi fai un po' di meno, no, ma oggi fai un pull up in meno, fai una trazione in meno che ti vedo un po' stanco. Cazzo, questa è una appesa, una sbarra per delle ore, si distruggono le mani, si distruggono i gomiti. Questo è curriculum, ragazzi. E loro sono orgogliosi. Noi se facciamo vedere, ah no, no, ma Presti esagera, Presti è troppo estremo. Non sono estremo, se ti vogliono avete le palle. Jesuski. Te la senti, fa un altro super set, facciamo un altro cambio? Vai, vai, ci sono. Ok, tanto potremmo fare. Vado a dormire fare. Contento, soddisfatto. Secondo superset, lavoriamo ancora nonostante le braccia siano belle cotte, però essendo un lavoro più simile a quello che lui è abituato a fare, quindi con un time under tension prolungato, posso permettermi di fargli fare un altro superset. Sempre tricipiti, 12-15 ripetizioni con picco di contrazione, abbinato poi a un bicipite. Faremo i tricipiti e i cavi incrociati, quindi questo lavoro, per poi passare ai bicipiti al cavo alto. Lui è stanco, sì, perché comunque ok, il lavoro è stato pesante, ma ne ha ancora. Quindi con questo superset voglio proprio portarlo alla morte. Qua deve arrivare proprio morto, dead, ok? La morte. Buon ragazzone. Perfetto. Fai due passi indietro, vai in trazione, piedi pari, come se dovessi fare un'estensione verso il dietro, via. E un secondo pieno di contrazione, alza lo sguardo, sempre sguardo in avanti, sempre sfida, hai sempre un ipotetico avversario davanti a te. Ok, perfetto, tutto qua al lavoro, non c'è dispersione di energia perché il carico è basso e ti permette di contrarre tutto, ma quando estendi, strizzalo, pensi di romperlo questo tricipite, lo devi stringere, strizzare talmente tanto per pensare di romperlo. Forza, forza. Ancora sei. Andiamo avanti con le ripetizioni, non fa niente. 7, fermalo, blocco un secondo pieno e contrai. No, scusa. Non preoccuparti. 5. 4. 3, sì. Deve bruciare, deve bruciare. 2, sì. 1, effetto sorpresa, altre 5, forza. Non me ne frega nulla il numero di ripetizioni. Sì! Quando comincia a tremare è buono. Vedi che qualcosa sta succedendo. Poi è un infarto o sono i tricipiti che crescono. Vedi tu. Forza. 4. Sì! Sì! Stop, vai. Ok, cambiamo. Aumentiamo leggermente il carico. Andiamo a 15, 12 e mezzo, anzi scusa. Vai. 12 e mezzo? Sì. Prendi una maniglia poi l'altra. Maniglia. Prendi una maniglia poi l'altra. A cavalcioni qua. Cavalcioni, cavalcioni. Qua.
braccia su, ti richiudi sopra la testa. Uno, e blocco un secondo pieno. Forza, forza, forza! Due. Adesso non te la faccio dura, raga. Tre, sì, blocca qua i gomiti. Via. Quattro, sì, un secondo pieno. Uno pieno in contrazione. Cinque, sì. Forza. Sei, sì, non chiuderti davanti, stai aperto con i gomiti. Bravo! Questo, forza! 9, ne mancano 6, 10, un secondo pieno, 11, pugni in testa, va bene, 12, manca 3, terzo posto, forza, secondo posto, un secondo pieno, forza, primo posto, grande lavoro, bravo. Lascia, conta fino a 3, 1, 2, 3, sensazione. Super duro questo super set, Gadeon, sono arrivato tipo a 8 ripetizioni che stavo sentendo come damn, it's too much. Poi, Gadeon, ho visto la luce. Te lo giuro, arriva roba del genere, bro! Si vedrà nel video, eh! Ma lì è cominciato ad entrare in un'altra ottica. Queste sono le vibration, quelle giuste, Gadeon. Guarda che braccio, quasi quanto il suo, quasi. Solo io sono bianco e lui no. Unica differenza, o lui è nero e io no, non lo so. E che lui ha i peli che e cazzo, io no. Che cazzo, vai avanti rispetto alla telecamera, bastardo. Fai uno scontro reale. Ok ragazzi, secondo super set finito. Sensazione di pienezza, immagino, grande grande pienezza. Fratello mio, te lo giuro che c'ho un pump assurdo. E quando arrivi a questa sensazione di pump ma non ti senti distrutto, vuol dire che abbiamo raggiunto il giusto limite di allenamento. Anche perché ricordatevi che a un certo punto il pump tende a scendere e avete due opzioni: o volutamente andate oltre il limite o vi fermate perché il vostro allenamento è finito. Mm-hmm. Voi siete morti, il corpo non risponde più. Io ringrazio come sempre GP. Sono io che ringrazio te, brother, per il tempo, per la considerazione e soprattutto per l'insegnamento. Abbiamo questo progetto importante perché, ripeto, se decidiamo di fare una gara per me diventa la priorità. Quindi business, lavoro, show vanno dopo la gara. La gara deve diventare il focus principale, soprattutto le ultime 8 settimane. Che è la stessa cosa che faccio io nella mia vita. La mia vita si divide su più aspetti, ma quando arrivano le 8 settimane prima della gara, tutto il resto viene dopo. Come al solito io vi ricordo di mettere like al video, seguire il canale, attivare la campanella. E prima di lasciarvi, fratello, hai fatto per 2 ore quello in cui io mi sento a casa. Facci vedere tu in cosa ti senti a casa. Shish, facciamolo duro, Gade. Ehi, qua le braccia le abbiamo spompate per bene. Un po' di qualità, lo spariamo al fratello presto.